Il mondo intorno a te parla, ascoltalo. Fallo con gli apparecchi acustici di Acoustical. Sono veri e propri microcomputer multifunzionali applicati all'orecchio. Per informazioni 379 16 65 428. Uno sguardo alle prospettive dell'agricoltura eroica di montagna, presente in alta percentuale in Valle Camonica, ascoltando le testimonianze degli imprenditori e raccogliendo le difficoltà del momento. È con un incontro con gli agricoltori nel Parco delle Terme di Boario che l'onorevole Gianmarco Centinaio, sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha affrontato il tema, visitando e toccando con mano alcune realtà del territorio e sottolineando come l'agricoltura in montagna in questo momento necessiti di aiuto. Dobbiamo andare ad aiutare quei produttori che rendono questo ambiente il miglior ambiente possibile, il più accogliente possibile, e che permettono anche a tutti noi di poter beneficiare di prodotti che, se non fosse per gli agricoltori di montagna, sarebbero persi. E quindi il mio compito sarà quello. Sicuramente un tavolo di lavoro velocissimo tecnico al Ministero, dove andremo a lavorare con i tecnici per cercare di risolvere la maggior parte dei problemi che ci sono stati esposti in queste ore. Io continuo a essere dell'idea che girare i territori non è andare in vacanza per un sottosegretario, è carpire le idee, contattare le persone per poi portare quelle idee e magari anche quelle persone a Roma, spiegare a chi è a Roma che la Val Camonica non è poi così distante e i problemi della Val Camonica possono essere magari problemi anche di altre aree di montagna del nostro paese. Al centro dell'attenzione anche il problema dei rincari energetici e delle materie prime, che pesa sull'intero comparto agricolo a livello nazionale. Il problema sui rincari è un problema che stiamo provando a risolvere, ma continuiamo a pensare che purtroppo in questo momento, più di quello che stiamo facendo, io i fondi non li sto trovando. Il lavoro che vorrei fare invece è lavorare sulle filiere. Abbiamo a disposizione sul PNRR 1 miliardo e 200 milioni sul fondo filiere, sono tanti soldi, e vorrei che una parte di questi soldi vadano sulla montagna.